Il dottor Massimo Gramillano, dirigente medico del distretto di neuropsichiatria infantile di Lentini, Carlentini e Francofonte, naturalmente ha accolto e sostiene questa iniziativa del comune di Carlentini a passeggio a Villa Belvedere per sostenere e dare la possibilità ai bambini autistici e a bambini diversamente abili di usufruire un po' di libertà in questo momento di emergenza Covid-19. Dottor Gramillano, un'esperienza unica, un'esperienza che dà respiro alle famiglie. Assolutamente sì, più che un'esperienza unica, è un'esperienza che già alcune prefetture, alcuni comuni del nord hanno già cominciato a porre in essere prima ancora che i decreti, diciamo così, prendessero piede. Più che un'esperienza di creativa, che di sfogo, che di libertà, che è importante per i soggetti autistici, soprattutto quelli gravi, considerando che le normative sono molto chiare sulle ristrettezze, bisogna comunque prendere anche in considerazione il fatto che le associazioni di famiglie, di genitori e il sindaco soprattutto, devo dire, ringrazio per avermi coinvolto, diciamo così, da un punto di vista specialistico nelle esigenze, nei bisogni di questi soggetti, potrebbero, diciamo così, avere anche un'opportunità in più da un punto di vista proprio terapeutico, non soltanto di passeggiata liberatoria, ma potrebbe, diciamo così, essere strutturato in modo più organizzato, considerando che ci sono soggetti specialisti, volontari che si sono resi già disponibili a strutturare in modo organizzato il tempo che questi soggetti possono trascorrere all'interno della Villa Belvedere di Carlentini. Ecco, un'esperienza che dà anche, mette in moto quello che si è fermato l'8 marzo. Le famiglie come hanno affrontato l'emergenza nell'isolamento familiare, domestico in questo periodo? Devo dire alle famiglie, soprattutto quelli con soggetti con problemi significativi di questo tipo, dello spettro autistico e non solo, sono state un pochettino quelle più gravemente penalizzate, tutte le famiglie, come la mia, come la sua, come quella di, diciamo, tutti i soggetti che ci stanno ascoltando. Noi come ASPA abbiamo, diciamo così, contattato le organizzazioni dei genitori, abbiamo contattato i soggetti anche per fare sentire emotivamente la vicinanza del servizio. Abbiamo attivato tutte le procedure, diciamo, online per quanto riguarda i piani terapeutici, per quanto riguarda anche il sentire come stanno le famiglie, o dare, diciamo così, delle indicazioni su come strutturare e organizzare il tempo a casa.